Vogliono eliminarci tutti per poi emergere finalmente dalle loro tane. Dovrei esserci. Risa. State allerta. Già devo prenderti. E portatelo su. Deve essere da qualche parte al cielo. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Allora, dove sei? Lisa, dove sei? Sarà utile. Oh, cazzo, non puoi essere lontana. Sento puzza di nido. Deve essere qui. Quindi, come diavolo faccio entrare? Da qui, sì, è la strada giusta. Qui dentro. Potrebbe tornare utile. Sì, rottami. È la grafia di Lisa. Voglio dimenticare.
effetti potrebbe averlo scritto lei. Ehi, sono venuto a vedere come va col dormiglione. Come andiamo, Boozer? Ti sei stancato di stare a letto? Eh? Boozer? Ehi, non puoi stare qui, dico. Vai, ehi, forza, che succede? Dimmi come sta. Gli serve riposo. Non prendermi in giro, Eddie. Ti ho chiesto di dirmi come sta. Sto bene, sto bene. Non bene. Freddo. Ma ti ho portato gli antibiotici. Non bastano. Non bastano mai. No, aspetta un attimo, mi hai detto che... Ti ho detto che avremmo tentato. Ora possiamo soltanto aspettare. Aspettare. Ok. Certo. Dico. No, c'è... Dico. Sai cosa? C'è un modo per aiutarlo. Dico. Troverò... Fermo. Sì. Fermati! Cosa? So che vuoi spaccare tutto. Te lo leggo negli occhi. E sai che ti dico? Fallo pure, a condizione che tu lo faccia fuori. Vai. Senti, non c'è nient'altro che tu possa fare. Ti prego... Torna a casa. Vai a casa. Dico. Devo... Questa non è cosa mia. Cazzo! Sì, beh, adesso... Allora, sta bene? Sì, schizzo, se la caverà. Ha solo bisogno di qualche giorno. Vieni con me alla baita. Voglio mostrarti una cosa. Ho i miei cazzi da fare. Sto correndo un rischio, ma devi fidarti. Dopo averlo visto mi ringrazierai. Ascoltami, ok? Un paio di mesi fa è venuto al campo un randagio, uno che raccontava storie incredibili. Ha detto che lavorava in aeroporto e che era in servizio a Farewell quando tutto è cominciato. Una notte aspettavano un volo da Portland. Ma l'aereo non è mai arrivato. E indovina? Trasportava un carico della Croce Rossa. La Croce Rossa? Sì, ci pensi? Medicine, arnesi da dottori, una stiva piena. E magari anche quegli anticosi di sto cazzo. Antibiotici? Sì, sì, bravo, quella roba lì, esatto. Dove? Ehi, abbassa la voce. Parliamo dentro. Questo randagio è di turno alla torre di controllo. Quando l'aereo scoppia, ora lo vedi, ora no. Più o meno qui. A sud del Monte Washington. Così mi ha detto. Ed è rimasto intatto, una specie di schianto controllato. E hanno sentito il pilota morire dissanguato per una ferita al bacino. Quindi non avete mandato nessuno a cercarli? No. Perché no? Perché il vecchio era contrario. Iron Mike, perché... Ah, giusto, i ripugnanti. Impari in fretta. L'intera zona a ovest di Iron Ridge è dominio di Carlos e della sua banda di rasati indemoniati. Merda. Se ti beccano quando sei lì, va a nord, fratello. O la tregua tra Iron Mike e i ripugnanti... Sì, no, certo, finirà così. Dimmi solo una curiosità, perché me lo stai dicendo? No, sia chiaro. Intanto io non ti ho detto niente. Ricordatelo. E poi tu sei un randagio. Cosa dovrei fare? Seguirti come un cane? Tenerti lontano dai guai? Ok. Ho di meglio da fare. Ho capito. Tu sei il tipico ragazzo per bene, giusto, schizzo? Cerco solo di salvare la pelle, come chiunque altro. Ehi. Fa quello che devi. Tanto alla fine... Non ci resta altro. Sai cosa intendo? Ti sei spiegato, schizzo. Tieni la radio accesa, ti chiamerò io.
Schizzo, qui St. John. Sono al confine. Vedi qualcuno dei miei lì? No, Schizzo, non c'è nessuno. Ascolta, quanto tempo ho ancora? Tempo? E per cosa? Io so solo che sto giocando a carte con alcuni dei miei ragazzi. Due di loro dovrebbero essere di guardia adesso, ma io chiuderò un occhio. E viste le carte, direi che giocheremo tutta la notte. Quindi fino a mattina. Ricevuto. Chiudo. Combatti! Forza! Ritirata! Alla luce! Questa non ti servirà. Spero non ti dispiace.
Dio santo, che disastro. Cristo santo! Quel bastardo non voleva mollare. Antibiotici. Devo trovare degli antibiotici. Sì. Prima rimettiamo Boozer in sesto, prima ce ne andiamo. Allora, ormai è deciso. Deacon St. John, mi ricevi? Dick, sono Ricky, passo. No, non deve sapere che sono qui. Sì, Ricky, sono Dick. C'è un'interferenza, ti sento male. Dick, dove sei? Io ho bisogno di... Mi dispiace, Ricky, ma ora non ho tempo. Aspetta! È Deacon! Dietro di lui! Tu e tu! Seguite la strada, non devono tornare. Ora! L'hai trovato? Perché ne resta, sì. E che cosa ne resta?
Ho sentito sparare. Che succede? Ti hanno aggredito i ripugnanti, ma ho sistemato tutto. Sistemato tutto? Cosa? Che mi aspettavo? Aspettavi cosa? Senti, Ricky, chi è il capo della sicurezza? Sai, me lo chiedo anch'io ogni santo giorno. Qui ho finito. Bene. Che fai da queste parti? Che cosa faccio, Dick? Eddie mi ha chiesto di chiamarti. Perché? Ehi, aspetta, no, Boozer sta bene. Non lo so, dobbiamo andare. Che è successo, Boozer? Non lo so, ma Eddie mi ha chiesto di cercarti. Ho chiesto in cielo e ho scoperto che eri qui con Schizzo. Ora capisco perché. Non so di che parli, davvero. Il sito dello schianto, le medicine... Non è un segreto, Dick. Iron Mike stava negoziando con Carlos. Voleva stringere un accordo per dividere le scorte con i ripugnanti. A cazzate! Che vuoi dire? Voglio dire cazzate! Sono stato lì! Qualcuno ha saccheggiato metà del carico e tutte le tracce portano a sud. Ho passato mesi a trattare con i ripugnanti e ti garantisco che fidarsi di loro è una follia. Mi sembra di sentire Schizzo. Ti ha messo in mezzo, vero? È stato lui a dirti del sito. Sì, certo! Ora sono diventato il galoppino di Schizzo. No? E allora come l'hai scoperto? Da un randagio al campo di Copland. Non è un segreto, l'hai detto anche tu. Giusto. Comunque Schizzo cerca da mesi di scatenare una guerra con i ripugnanti. Buon per lui che sei venuto a dargli una mano. Posso chiederti una cosa? Posso impedirtelo? Autunno. Hai mandato al diavolo Iron Mike perché non voleva pagare per i tuoi superstiti. Non è andata esattamente così. Invece sì, me lo ricordo bene. Mike ha detto che gli sembrava un traffico di schiavi. Ok, senti, non abbiamo mai obbligato nessuno a venire. E Tucker? Vale anche per lei? Non lo so. Quando incontri un sopravvissuto che soffre la fame dell'incubo, non dorme da giorni e si trascina senza la forza di scappare da uomini come te, non pensi che forse non abbia altra scelta? Eppure alla fine lo porti a Hot Springs e ti metti in tasca qualche credito. C'è sempre un'alternativa, Deacon. Credi sia semplice per noi accogliere chi non può lavorare e dare il suo contributo? Ma per fortuna tua e nostra, Iron Mike non è come te. William! William, se riesci a sentirmi, devi fermarti subito! No. Eddie, che succede? Boozer! Ehi, no. Tienilo fermo! Che diavolo fai? Ascolta, che stai facendo? Ascolta, no, dobbiamo farlo, non c'è tempo da perdere! Fare cosa? No! Non provare! No. Non tagliarlo! No, no! No, non puoi! Assolutamente non puoi fargli questo! Stammi a sentire! Gli antibiotici gli salveranno la vita, ma per il braccio non c'è assolutamente nulla da fare. Quindi ascoltami, ho bisogno che tu mi dia una mano. Oppure puoi restare a guardare il tuo amico morire. Va bene. Eddie, lo stiamo perdendo! Lontana! Dicami. D'accordo. D'accordo, va bene. Ehi, amico. Ehi, bello. Coraggio, adesso tu cerca di stare con me. Tienilo giù. Ok? Dick. Ok. Tienilo ancora. Ok. Ah, merda, lo stiamo perdendo. No, perde troppo sangue, devi fermarti, perde troppo sangue. Mi serve la garza. Boozer, dai, non resisti. Tienilo. Andrà tutto, dove devo tenerlo? Basta che tu lo tenga fermo, non agitarti, tienilo fermo, dico. Ah. Ehi, te la sei cavata bene. Ai tempi del liceo ho pensato, devo fare l'ingegnere meccanico o forse il chirurgo. Avrei dovuto fare il medico. E tu?
Oggi hai salvato la vita al tuo amico. Dubito che lui la veda così. Beh, alla fine lo capirà. Devo andare ad attaccargli la flebo. Non so da dove arrivi questa roba e non voglio neanche saperlo. Ma salverà parecchie vite, dicono St. John. Moltissime vite. Vado ad aiutare Eddie. Mike, cerca di stare calmo, ok? Deacon! Esci fuori! So cosa hai fatto! Non potevo lasciarlo morire. Mike, lascia perdere, è andata. Questo lo so, dannazione! Boozer ce la farà? Non lo so. Ma i ripugnanti ti hanno visto e ti hanno seguito. Quando Carlos verrà a saperlo, si scatenerà un cazzo d'inferno. Carlos può andare a farsi fottere! Tu stai giocando con le vite degli altri! Spero tu te ne renda conto. Hai fatto la cosa giusta. Mike, aspetta!